Alcuni campionati sono già conclusi, altri sono alle ultime giornate della stagione regolare. Nel campionato di Serie D di pallacanestro la regular season è terminata lo scorso fine settimana. La Melfas Basket ha concluso il torneo al primo posto a quota 36 punti in condominio con il Comiso. Ora ci si appresta a vivere la fase più emozionante e imprevedibile della stagione, i play-off promozione. I gelesi affronteranno in semifinale il Grotta Calda Piazza Armerina al meglio delle tre gare. L'altra sfida sarà tra Comiso e Nuova Pallacanestro Messina. Gara 1 domenica 31 marzo alla Palestra Itis. Per la pallavolo fari puntati sul volley gela, considerato che la stagione dell'Ecoplus Volley è terminata la scorsa settimana conquistando la salvezza e di conseguenza mantenendo il campionato di Serie C di pallavolo maschile. In Serie C femminile, come abbiamo detto in precedenza, il volley gela affronterà stasera alle 17 in trasferta il San Giuseppe Adrano. Il sestetto rosa di mister Giacomo Tandurella, dopo il successo e l'ultimo turno contro Volley Club Avola, affronterà un'altra squadra che lotta per la salvezza. Un match determinante per Fargetta e compagni che con tre punti potrebbero fare un passo avanti per centrare l'obiettivo stagionale, il mantenimento della categoria. Il futsal gela torna alla palestra Itis oggi alle 17 dopo il verdetto della matematica retrocessione in Serie C2 di calcio a 5. Il quintetto biancorosso ospiterà l'Augusta. Dopo due settimane di sosta del campionato WISP di calcio a 5 femminile, il Gela Futsal femminile torna in campo domani in casa del Favara. Il quintetto di mister Buscemi è la capolista del torneo a quota 27 punti con un vantaggio di 4 lunghezze dall'attuale seconda Montallegro a 3 giornate dalla conclusione del torneo regionale.